Con l'entrata in funzione del parcheggio interrato di Piazza Castello si chiude uno dei più grandi cantieri che hanno interessato la città di Cirie. Sicuramente il piano parcheggi era un piano molto ambizioso che ha visto un investimento complessivo di circa 6 milioni di euro e ha interessato praticamente tutta la città. Ha visto la riqualificazione di Piazza Vittime dell'Ipca, la costruzione di un nuovo parcheggio in Via Montegrappa che ha ampliato la possibilità di 60 posti auto, ha visto la riqualificazione di Piazza Castello, la storica Piazza del Mercato e ha visto Ormai quattro anni fa l'apertura del cantiere per la costruzione del parcheggio interrato di Piazza Castello che in questi giorni inauguriamo. Sono 220 posti auto dentro il centro commerciale naturale di Cirie a servizio quindi della città. Molto importante proprio dal punto di vista della funzionalità economica, perché siamo in una zona di eh, centro naturale, commerciale e zona mercatale, quindi una linea ben precisa. È una linea politica che l'amministrazione di centro-sinistra porta avanti. Da sempre, il sostegno a quello che è il sistema commercio della città, 220 posti auto che vengono collocati in questa zona, sono diciamo, un segno concreto di quella attenzione che il sistema commercio, il commercio fisso e anche il sistema ambulante, il commercio ambulante del mercato del venerdì, sicuramente avevano bisogno e che quindi da questi giorni è in disponibilità degli utenti. Un segnale quindi che nonostante la crisi i progetti ci sono, vengono comunque portati avanti, quelli importanti continuano ad avanzare, che cosa c'è anche nel futuro? Ma, ehm, sicuramente è il, il momento è difficile, è critico, le difficoltà non sono mancate anche in questa realizzazione. Voglio sottolineare come il Project Financing abbia consentito l'investimento di 6 milioni di euro senza gravare sulla collettività perché eh, le risorse non sono state trovate dalla fiscalità generale ma saranno, eh, in qualche modo, rientreranno eh, dal, dall'uso di chi farà uso appunto dei, dei parcheggi, quindi non c'è un gravame sulla collettività. Per quanto riguarda eh, i programmi futuri, l'amministrazione ha in cantiere, ormai in fase avanzata, la partenza di un'importante opera di riqualificazione di un edificio scolastico che ospita un plesso della scuola media. Eh, un investimento per il primo lotto di 700.000 euro, che dovremmo far partire eh, nel corso dell'anno 2013. Allo stesso modo eh, il patto di stabilità ci ha impedito di intervenire in questi ultimi mesi del 2012, ma eh, abbiamo in cantiere eh, la programmazione di importanti interventi relativi alla riqualificazione dei manti stradali, perché sono indubbiamente purtroppo una priorità per, il nostro, per la nostra città. Il 2013 dovremo dedicarlo a progettare una eh, nuova eh, sistemazione del nodo viario della stazione, un nodo viario molto critico che ha necessità di approfonditi studi eh, progettuali e che però dovrà vedere una concretizzazione nel brevissimo termine.